Fabrizio Gifuni, allora hai avuto questo onore di interpretare Aldo Moro in questo film lungo, come l'ha definito Servillo, o serie se preferiamo. Innanzitutto, che idea ti sei fatto tu personalmente della figura di Aldo Moro, studiandolo, approfondendolo? Diciamo, l'Aldo Moro di Esterno Notte è un Aldo Moro... È l'Aldo Moro degli ultimi giorni della sua vita, delle ultime settimane, di quei 55 giorni in cui tutta la storia italiana e la sua vicenda personale si paralizza. Non bisogna mai dimenticarsi che questi uomini come Moro hanno avuto una vita lunga, ricca, piena di cose straordinariamente interessanti per la storia di questo paese. Quello che si racconta qui è quella paralisi di quei 55 giorni, e in questo racconto Moro è un uomo solo, è un uomo che vive in una condizione di solitudine lancinante, è un uomo arrabbiato, offeso soprattutto dal trattamento che gli viene riservato dai suoi ex amici. È un uomo all'interno di una che si trova all'interno di una tempesta perfetta, che capisce progressivamente col passare delle settimane, ma in cui Moro non perde mai la speranza di trovare una soluzione, non soltanto alla sua vita, che è una cosa più che legittima e anzi non soltanto umana, ma assolutamente necessaria, ma per il paese, trovare una soluzione, una via d'uscita, e questo Moro non smette mai di farlo. Senti, invece personalmente che idea ti sei fatto di quanto è avvenuto in quei 55 giorni, fra speranze, depistaggi, tutto il circo che c'è stato? Guarda, è difficile riassumere in poche parole una vicenda di questa complessità. Sicuramente quello che posso dire è che poco di questa vicenda è comprensibile se lo si toglie dal quadro grande, cioè dal periodo storico che si stava vivendo. In questo senso Esterno Notte riesce a raccontare con un'efficacia abbastanza rara il clima di quegli anni, cioè qual è il contesto. Sono gli anni della guerra fredda, sono gli anni che iniziano con gli accordi di Yalta dopo la fine della seconda guerra mondiale, e che avranno un termine, che avrà un termine sia pure non definitivo, come vediamo, diciamo, anche da questo, nel nostro periodo storico terminerà la guerra fredda. Ecco, all'interno di quella grande vicenda c'è la vicenda Moro, su cui sono state scritte migliaia di pagine, è stato esplorato da ogni punto di vista, eppure è la storia di una grande rimozione collettiva, cioè la sostanza profonda di questa storia è stata profondamente rimossa e cancellata. E allora un film di un artista così importante come Marco Bellocchio, fatta per il servizio pubblico, credo che serva anche a riportare un po' di luce su questa vicenda. Invece tu personalmente hai un ricordo di quei giorni? Magari eri piccolino? Beh, io ero piccolo, ero alle soglie dell'adolescenza, avevo 12 anni, mi ricordo molto... Comunque un po' qualcosa? No, certo, ma ricordo bene dov'ero, ricordo bene la mattina a scuola, ricordo benissimo il clima di quei 55 giorni, ma quello che ricordo di più è il clima di quegli anni. Un clima che è curioso vederla dal punto di vista di qualcuno che era ragazzino, no? Magari sì. Gli adulti ovviamente si ricorda tutti gli annessi e connessi, però come l'ha vissuta un ragazzino è interessante come cosa. Ma sai, diciamo, la si vive come la si può vivere in quel momento della vita, no? La percezione era soprattutto quello che si viveva in quelle settimane, in quegli anni, che era anche un clima di grande tensione nelle scuole, anche nelle scuole. Io facevo le medie, ma diciamo mio fratello, che
più grande di 5 anni, faceva il liceo, le scuole erano, vivevano come le fabbriche, come tanti altri luoghi, un fermento e anche un clima di scontro molto acceso. Questo me lo ricordo, mi ricordo molto bene le manifestazioni che avvenivano a Roma tutti i sabati pomeriggio, in cui un ragazzino che voleva anche andare al cinema o a trovare i suoi amici si trovava molto spesso bloccato all'interno di una città carica di tensione. E quindi per chiudere, diamo l'appuntamento per il pubblico. Quando è che devono vedere Esterno Notte? Esterno Notte sarà visibile finalmente sulla Rai il 14, il 15, il 17 novembre e poi sempre disponibile su Rai Play. Perfetto, allora grazie e complimenti. Grazie, grazie a voi.